Oggi pomeriggio Pino Cabras, a nome del Movimento 5 Stelle, ha lanciato una conferenza o un seminario sui temi del rapporto tra sostanzialmente l'Italia e l'Europa e la Repubblica Islamica al tempo delle sanzioni. È stata una discussione molto interessante, molto fuori dai denti, con poca diplomazia e con molti dati che dimostrano come le possibilità e le disponibilità dell'Iran siano altissime e che l'Italia e l'Europa non siano in grado in questo momento di reggere la domanda che viene dall'Iran, paese col quale noi siamo in rapporti praticamente da 50 anni, da molto tempo prima della rivoluzione degli Ayatollah del 1989. E che comunque attraversa un momento cruciale della storia dell'Europa, perché in questo momento si sta verificando, come è noto, uno scollamento radicale tra l'Europa e gli Stati Uniti circa il rapporto con l'Iran. Questo è, diciamo così, un ottimo momento per aprire la discussione. Bene ha fatto Pino Cabras a utilizzare la sua posizione nella Commissione Esteri del Movimento 5 Stelle per sollevare questo problema, che però tuttavia ancora aperto, nel senso che non è emersa da questo seminario una posizione del governo, una esplicita dichiarazione di un intervento diretto dell'Italia nella soluzione dei problemi che si impongono, perché a questo punto grande parte delle imprese occidentali si trovano anch'esse sotto sanzioni americane. Siamo nel paradosso fino a un certo punto, ma insomma nel disastro, per cui, come ha detto Pino Cabras, praticamente le imprese che vogliono cooperare con l'Iran si trovano nella situazione di essere minacciate, apertamente minacciate, come ha detto anche molto bene l'ambasciatore Bradanini e come ha detto anche molto bene Negri, che è intervenuto in apertura, facendo una considerazione importante, a mio avviso, e cioè che gli Stati Uniti si isolano da questa realtà mondiale contemporanea. Non sono gli altri paesi, il resto del mondo che si isola, ma sono gli Stati Uniti. Questo è una constatazione, ma è anche nello stesso tempo un messaggio impressionante. Una delle domande che sono emerse alla fine è possibile liberarsi dal dollaro come moneta di scambio, soprattutto nel settore energetico? Come tutti hanno poi detto, è praticamente impossibile in questo momento un'operazione del genere, perché per farla ci vogliono le spalle larghe e nessuno le ha al momento sufficientemente larghe. Però, come ha fatto intervenendo il rappresentante iraniano, ha già detto che è in corso questo processo. Noi stiamo già scambiando energia e petrolio con l'India, per esempio, in rupie, e stiamo già commerciando con la Cina in renminbi. Sono dei primi passi quasi inesorabili, perché nessuno pensa che gli Stati Uniti nel brevissimo tempo possano permettersi, con questo presidente, con questo scontro interno a Washington, di esprimere una politica coerente. Quindi la partita è interamente aperta e sarà utile, io penso, che il governo italiano esprima maggiori e più chiare intenzioni in questa direzione. Faccio soltanto l'ultimo cenno. L'Italia partecipò negli anni 30 alla costruzione di importanti pezzi delle ferrovie iraniane. L'Iran in questo momento sta lanciando un gigantesco progetto di costruzione ferroviaria. Cioè non solo questo paese non è un paese morto, ma è un paese vivissimo che pensa al futuro. Bene, l'Italia potrebbe avere un ruolo, ma non pare che fino ad ora abbia avuto un ruolo di questa direzione. E l'altra cosa che vorrei rilevare è quanto ha detto Pino Cabras nel suo secondo intervento, quando ha detto che, se non vado errato, il 70% della popolazione iraniana ha meno di 29 anni, il che vuol dire che questo è un paese, e soprattutto questa generazione è la generazione dei nativi digitali. Quindi questo è un paese destinato a una esplosione
dal punto di vista intellettuale, politico, scientifico, tra l'altro, diciamo nativi digitali che per giunta hanno un alto livello di istruzione. Quindi siamo di fronte a valutazioni che richiederebbero una grande capacità strategica. Ripeto, bene ha fatto Pino Cabras a convocare questo tipo di incontro, peraltro molto affollato come state vedendo, che costituisce una piattaforma di discussione, per esempio, al quale l'Italia è sicuramente interessata nel suo complesso, non solo di una parte. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it, dalla sala del Parlamento che ha ospitato il seminario.